Sì, eccoci qua con Gasbarro, che è stato colui che si è procurato il calcio di rigore, ma soprattutto un risultato molto importante per quanto riguarda il Livorno, al di là del gioco, quello non guardiamo. Sì, il risultato fondamentale, era importante tornare a vincere fra le mura amiche e è stato così, abbiamo sofferto, abbiamo lottato e alla fine abbiamo portato il risultato a casa. Senti, il gioco non è ancora quello che vorremmo, però insomma diciamo i 3 punti fanno soprattutto morale, questo è importante. Sì, secondo me ci sono stati comunque dei passi avanti e l'Arenate comunque è una buonissima squadra e alla fine oggi quello che contava era il risultato, ora aspettiamo anche di essere tutti al completo, ma non perché chi gioca adesso è meno di quelli che mancano, ma soprattutto perché una squadra completa è più forte. Senti, manca anche un po' di ritmo se vogliamo, no? Cioè, siamo un po' troppo prevedibili da questo punto di vista, quindi state un po' lavorando sotto questo aspetto tattico, perché molte volte le azioni sono, come dire, appunto prevedibili, anche se si gioca un po' di prima, però insomma bisognerebbe fare forse qualcosa di più da questo punto di vista. Sì, stiamo lavorando su questo, stiamo cercando di trovare il nostro modulo più adatto, come avete visto abbiamo giocato 3-5-2, 4-3-1-2 e stiamo lavorando appunto per questo e speriamo di riuscirci il prima possibile. Rimanere comunque nelle zone alte della classifica era fondamentalmente importante, no? Soprattutto al di là appunto di tutto il resto, perché rimanere attaccato al treno dei primi è ovviamente importante per l'economia del campionato. Sì, è stato fondamentale appunto questi 3 punti che ci hanno un po' rilanciato nella parte più alta della classifica, è bene così, teniamoci ristretti.